ragazze, con voi l'ultimo video della giornata di spacchettamento dove all'interno troviamo i prodotti di Deborah e di Mesauda. Partiamo subito con quelli di Deborah che diciamo mi dà super ultimo quello che mi aggrada di più. Allora, praticamente Deborah mi ha inviato la linea formula pura occhi, dove dice che è senza siliconi, senza paraben, che è esattamente questa, dove comunque all'interno troviamo. Allora, vi leggo un pochettino perché è particolare questo. Io già avevo testato dei prodotti e mi ero trovata molto bene, che sono da 0% parabeni, siliconi, petrolati e fragranze. Abbiamo il mascara Formula Pure di vero estremo colore e abbiamo tre toni, che adesso infatti vi faccio comunque vedere. Poi abbiamo l'eyeliner Formula Pure, anche questo in diversi toni, e la matita. Allora, partiamo subito con il rossetto Formula Pura, colore intenso, composto estremo. Abbiamo praticamente due confezioni, questa confezione è fatta così, e poi invece qua sotto abbiamo lo smalto formula pura, colore estremo, finisce extra brillante, formato fino all'80% con ingredienti di origine naturale, che è esattamente questo. Vediamo all'interno cosa troviamo. Anche il packaging è molto molto carino perché è un libricino con le serie, con le spiegazioni e i colori, e in fondo troviamo questa confezione. Secondo me è molto molto carina questa idea, questo colore, mi piace un casino. E veniamo a vedere i colori nel dettaglio. Allora, ho ricevuto il 19, che è questo verde, esattamente questo. Poi all'interno c'è il 16, che è questo blu. Bisogna poi vedere ovviamente la durata e la scadenza dello smalto stesso e il numero 13, che sono esattamente questi tre colori. Questo per quanto riguarda gli smalti. Per quanto riguarda il rossetto, c'è lo stesso packaging, secondo me è molto molto particolare, carino, perché anche in questo caso c'è il libricino dove poi all'interno abbiamo questi tre rossetti. E ovviamente non vi preoccupate che alcune cose le farò assolutamente provare anche a voi, che è il numero 13, questo colore. Poi abbiamo il numero 02, questo colore. E infine abbiamo il 6, che è questo colore. Per quanto riguarda invece quello che vi ho detto prima, ovvero i mascara, le matite e gli eyeliner, ho tutto dentro il sacchettino e mi hanno inviato tutti e tre i colori di mascara. E è un blu, dove il packaging è fatto esattamente in questo modo. Abbiamo poi il marrone, che è esattamente questo. Poi abbiamo il nero, che è esattamente, oddio, stavo perdendo questo. Poi abbiamo anche qua quattro matite colorate. E abbiamo la numero 03, che è questa. Abbiamo la 04, che è questa. Poi abbiamo la 02, che è questa. E infine abbiamo la 0 e la nera, che è questa. Abbiamo anche in questo caso 4 eyeliner, dove abbiamo lo 02, che è questo marrone. Poi abbiamo lo 01, che è il black. Voi sapete che questa formula di eyeliner non mi fa impazzire, quindi sicuramente la lascerò per voi da testare. Lo 03 e lo 04, che è esattamente questa. Anche perché, sinceramente, una cosa che mi bazzica per idea da un po' è trovare un sistema, un modo che se io non riesco a testare la roba perché è tanta, qualcuno di voi potrebbe testarla. Però, sinceramente, non so come fare questa cosa. Quindi, dato che questa idea mi balza nella testa, perché non scrivete qua sotto con un commento come potrei fare, qualche idea, se secondo voi è giusto o no? Perché il mio timore è anche scegliere una persona, poi quella persona non fa la recensione. Quindi, insomma, ho qualche titubanza su questa cosa, però mi basta per l'idea, per la mente questa cosa, e sarebbe bello comunque riuscire a metterla in pratica. Questa è la nuova collezione di Deborah Pura, mi piace tantissimo anche il packaging e anche proprio il concetto. E ora passiamo invece a quella di Mesauda. Mesauda mi ha inviato i nuovi colori, diciamo che c'è dentro all'interno una pergamena, peccato che era chiuso con lo scotch, quindi tagliando con la forbice ho tagliato anche la carta, io so benissimo cosa sono, e sono i gel polish termo, che sono esattamente questi, nelle colorazioni termo, che mi piacciono tantissime termo, e sono in questo sacchettino qua. Vediamo i colori che mi hanno inviato, che poi vedrete sicuramente anche gli swatch.
che sono, allora, mi hanno inviato il numero 501, che è esattamente questo, e vedete anche poi lo swatch stesso del colore, che comunque è un termo sul rosa. Poi abbiamo il 502, che è un termo che va dal viola all'azzurro, e i termo loro, fatemi vedere una cosa. Qua dice che in base alla temperatura corporea, quindi non il chiaro scuro, ma in base alla temperatura corporea. A me piacciono tantissimo i termo, e non solo a me. Il 504 è un verde e un giallo neon, infatti non vedo l'ora comunque di trovare una cavietta per poterli testare e farveli vedere. Il 505 va dal rosso più chiaro al rosso più scuro, che è esattamente questo, come state vedendo anche dallo swatch. Poi abbiamo il 503 che va dal bianco al blu, che è esattamente questo. E infine il 506 che va dal marrone all'arancio, che è esattamente questo. Vi faccio vedere appunto gli swatch stessi, cosa meno vedrete un attimino al colore. Non so se si vede bene il term, cioè il cambio dal termo o no, quindi stiamo un attimino a vedere. Questo è tutto quello che mi è arrivato nell'ultimo periodo anche da Deborah di Mesauda. Sono molto contenta degli arrivi che mi arrivano, soprattutto quelli di Mesauda, perché mi sto trovando veramente molto bene con i semipermanenti. Riesco a testarli anche parecchio, perché comunque i colori nuovi ormai, anche i termo, vanno tantissimi e sono contenta. Fatemi appunto sapere quello che vi ho detto prima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Al prossimo, un grosso bacio. Ciao!